Perché nelle cooperative che sono risultate assegnatarie, prima, seconda, terza, via dicendo, ci sono, guarda caso, tutti gli amministratori della passata amministrazione. Il dottor Nando Primià, Caporato Salvatore, Carmela Russo e i loro parenti, non vi faccio l'elenco. Tutti questi qua non hanno la casa, poveri, non ce l'hanno, quindi se la devono vedere attribuita. Però purtroppo per loro c'è una legge, la 267 del 2000, che dice questa legge? Che tu in qualità di amministratore non puoi fare una cosa per te stesso, cioè non ti puoi attribuire la casa da solo. Ed è una legge fatta bene, no? Non ci deve essere la commistione tra pubblico e privato. E allora che sa? Se non la facciamo noi, perché così dice il bando, la fa l'ufficio tecnico, noi questo problema non ce l'abbiamo. E questa è un'operazione trasparente, seppur legittima. E io mi sono opposto. Ho detto io non vado in galera insieme a voi, che se voi ci tenete tanto a dover spiegare a qualcuno una cosa di questo genere, io non posso dire che non ne capisco niente, perché incidentalmente faccio l'avvocato. Siccome da me vengono gli altri a risolvere i loro problemi, figuratevi se io non sono in grado di risolvere il giudice. E allora, appena ed immediatamente si parla di questa cosa, che faccio io? E ci sono gli atti di un anno fa. Immediatamente, in data 11 gennaio 2008, vi ricordate quando è stata fatta la cosa da giù? È stata fatta il 6 marzo 2008. Io, in data 11 gennaio 2008, quindi 3 mesi prima, avevo cominciato a parlare di questa cosa, prima che partisse il parere, allora immediatamente faccio rinunciare a tutti i miei familiari il diritto all'abitazione. Secondo voi questo è un comportamento trasparente o no? Questa è trasparenza. E vi dico anche un'altra cosa. Questa trasparenza, se l'avessero voluto fare anche loro, io l'ho proposto, non ci voleva molto, ci voleva pochissimo. Bastava semplicemente di mettersi da socio. Allora io vi faccio una domanda. Secondo voi perché non ci sono dimessi da soci? Evidentemente quella casa andava fatta e questa casa la volevo. E allora per avere la casa si poteva girare lo stadio. E io a questo non ci sono stato. Andare ancora a dire che noi abbiamo rinunciato alla casa dopo significa ancora continuare a dire l'ennesima falsità. Questa è la gente che Casa Marciano deve vedere essere amministrata. Io non volevo scendere a questo livello, ma sentirmi chiamare per l'ennesima volta dal prezzolato diffamatore di professione, il signor Lagala Giuseppe, che io sarei un imbroglione, onestamente, la divisura è colma. È una cosa veramente che non si sopporta più. Ma da chi? Ma da quale punto purtroppo? Ma poi ci ritorno tra poco. Poi vi racconto una storiellina molto, molto bellina, carina, su questo signore. Vi divertirete questa sera quando la leggerete a casa e la vedete ancora meglio. Questa è la gente che ci vuole amministrare. Rispetto a chi? A quei ragazzi, non tanto a me. Come ho già fatto ieri, sono quasi per la pensione.
a quei ragazzi che poco fa hanno parlato. Allora, noi abbiamo a che fare con una situazione patologica della bugia. E questo è per quanto riguarda il Paese. Ma io dico, ragazzi, io sono andato via nel 2009, ma per un anno questa assegnazione non si poteva fare. E non è stata fatta. Chi le ha voluto l'ha fatta? L'ha fatta. Siccome mi arda allora a vedere un po' di nebulosità, dice vabbè, cambiamo Bernardo, chiamiamoci quest'altro. E questo non l'ha fatto. E voi non vi spiegate perché poi questa assegnazione non l'ha fatta. Non sta aspettando qualcun altro quando la faranno questa assegnazione. E poi ci divertiremo. Siccome io so quello che dico, perché mi sono documentato, non abbiamo paura, non vi chiediamo. E cercate di fare a meno, di utilizzare forme campuziose, terroristiche nei nostri confronti. Lasciate stare le famiglie con le telefonate, le minacce. Non ci intimidite! Non potete intimidirci! Siamo trasparenti, ma assolutamente trasparenti. E voglio ritornare alla questione della bugia. Ma come? Voi che scrivete in questo manifesto? Che il piccolo potevamo ancora fare? Potevamo fare le infrastrutture, potevamo pagare gli estrofi, potevamo mettere le luci, potevamo fare tutto il resto. Quando un pezzo di 5 milioni è, e con quale soldi hanno provato? Ma si può distinguere il finanziamento dall'attività operativa, come se fossero due cose distinte. E i finanziamenti ci danno per fare l'infrastruttura, poi non ne abbiamo più, però possiamo pagare le espropriazioni. E con quale soldi? Allora voglio dire, ma come può un cittadino normale, non uno scienziato, non rendersi conto di questa cosa? Se lo Stato dà i soldi per fare le cose, e noi siamo un piccolo comune, nel momento in cui questi soldi non li hai più, ma tu queste cose come le fai? No, è colpa di Nazzi, perché tu la procedura la poteva portare avanti lo stesso. E certo, si faccia una cunetta con tutti quanti uno, e a pari 5 non è una pozza pure fatta. E chi si dice? E chi si dice? Ma sì, che ridicolo, ma proprio ridicolo. Ma una ridicolaggine che peggio non ci può. Io credo che se qualcuno che per caso si trova a passare dalle nostre parti e si mette a sentire i nostri comizi, i nostri e i loro, ma veramente se ne va a secolato. E dice, ma chi si sono usciti? Oh, infatti. Ma come pensare? E chi si dice? Ci stanno struppiani di tutto quanto, non ci stanno lì. Probabilmente ognuno di noi pagherà per questa manovra, chi sa quanti soldi, lo Stato, in maniera indulgente, siccome li avete persi questi 5 milioni, ma non l'hanno serio, ma noi sapete che ci vanno di loro. E questo è l'amministrazione primaria, la quale si caratterizza, amici miei, sempre di più per questo modo di fare, come se fosse un sindaco che vive sulle nuvole. Voi dovete sapere, per chi non lo sa, che noi politici siamo a volte obbligati a due principi, l'indirizzo e il controllo. Quindi se non sappiamo indirizzare
la macchina amministrativa. E noi lo sappiamo, controllare non è altra cosa. Allora vorrei dire all'amico Prignano, quando sulle pratiche edilizie e sulle pratiche del terremoto i suoi due assessori, Monteforte e Capolazzo, le pratiche edilizie come tecnica non le potevano fare, perché lo dice la legge. E la legge è la 267 del 2000. Le pratiche del terremoto non le potevano fare. E però lui dice, sulle nostre interrogazioni, no, ma quando si sono dimessi per la 219, quando hanno accettato l'incarico nel 2005. E le pratiche edilizie sono poche, sono pochissime rispetto alle altre. Ma perché non reata, la violazione di legge si fa a secondo del numero delle pratiche, sia 1 o 50, che cambia? La responsabilità morale di un amministratore rispetto all'altro, ma vale o non vale? E sapete che cosa noi scopriamo per quanto riguarda le pratiche della 219? Che sia Monteforte e che sia Caporaso ottengono liquidazioni l'auto molto cospicue, ma sapete in quale data? 29 giugno 2006 e 10 giugno 2008. E sapete perché si riescono ad ottenere? Perché presentano la chiusura dei lavori 2 anni dopo che sono dimessi dall'incarico, dicendo che poi la pratica l'hanno chiuso prima dell'incarico, quando la legge prescrive che quando tu finisci il lavoro della 219, che cosa fai? Devi comunicare la chiusura dei lavori entro 90 giorni. Se la matematica non è un'opinione, mi pare che su questo siamo d'accordo, credo che lo capiscono anche i bugiardi. Pure il bugiardo sarà fa 2 più 2 che fa 4. O 2006 la Europa, o 2005, sì o no? O 2008 la Europa, o 2005, sì o no? Ciò nonostante, questa cosa la riescono a fare. E questi sono i trasparenti. Sottolineo la trasparenza che si è andata a parte.